Buongiorno bimbe, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze bimbe. E chi arriva oggi? Mamma mia, ragazze! Ehi, Vane, Ani, oggi arrivano Isabella e Aria, sì! Zelia! Buongiorno, tu stai morendo di freddo, amore. Vestiti, che andiamo a scuola. Ultimo giorno di scuola, chi arriva oggi? La zia Samantha? Isabella e Aria? Mamma, come siete addormentate ancora? Dai, su, sveglia, è l'ultimo giorno, noi dobbiamo anche andare al compleanno oggi, Ani. Amore, ti ho messo lì i vestitini, adesso ti do anche la maglia e dai, ti aspetto giù, ok? Siamo pronte! Vane, ci sei, le hai trovate le scarpe? Dove erano? Su! Te l'avevo detto, dai, amore, mettiti il giubbottino che dobbiamo correre a scuola. Ultimo giorno di scuola! Ma che meraviglia! E quello lì? Ah, il grembiule, brava. Ciao Gaspi. Ragazze, siete pronte per stasera? Vi ricordate tutto? Ani? Tu hai catechismo, noi abbiamo la festa di compleanno, io ti vengo a prendere alle 6. Cerca di non uscire troppo tardi. Poi andiamo da Anastasia e torniamo a casa, certo. E poi più tardi ci inoltriamo negli appartamenti di papà, dove loro andranno ad alloggiare perché la nonna e il nonno Silvio hanno ancora la febbre. Quindi lo sa solo la zia Samantha e basta. Non lo so, amore, io ho parlato con lei ieri, non ho parlato con tutta la famiglia, quindi per ora so che lo sa solo lei, va bene? Quando stanno per arrivare, noi ci nascondiamo e lasciamo le porte aperte a papà. Sentiamo la porta. Lasciamo la porta aperta a papà, così entra. Sentiremo, sentiremo. Ma Io se sono papà molto arriva contenta in di riabbracciare finalmente le mie ritardo. E se nipotine, papà arriva in ritardo? eh? Speriamo di non addormentarci prima, perché secondo me ci trovano dormienti sul letto. E lui ha una pinta. Sì, Poi papà arriva a prendere. certo. E Daniel? No, Daniel non va perché non sta bene. Vanessa, dobbiamo andare. Dai, amore, andiamo che è tardi. Buona scuola, bimbe, ci vediamo alle 4:30. Portare il succo, le cose No, per la gliele merenda. portiamo oggi noi, tranquilla. Infatti oggi Sì. Buona scuola, buon ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua. Pasqua. Ciao. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Sono finalmente quasi le 4:30 e sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia. Oggi per noi sarà una giornata molto impegnativa perché adesso dovremo portare Vanessa a catechismo, poi porto subito Anastasia a un compleanno, poi la lascerò lì per qualche minuto insieme a qualche mamma e ritorno a prendere Vanessa. E stasera finalmente potremo abbracciare Isabella e Aria. Che bello, dopo un anno riusciremo di nuovo a rincontrarci. Bene ragazzi, quindi state sintonizzati sul nostro canale perché oggi ne vedrete delle belle. Ah, una cosa molto importante, Aria e Isabella non sanno nulla che noi saremo lì questa sera, quindi sarà per loro una gran super sorpresa. Allora, adesso portiamo a catechismo Vanessa, noi andiamo alla festa, io ritorno a prendere Vanessa, ci sei amore? Siete un po' stretti oggi. E poi andiamo lì a Villa di Spagna. E poi più tardi andiamo a fare la sorpresa ad Aria e Isabella. Ragazzi, sono uscita da catechismo e adesso stiamo andando a prendere Anastasia al McDonald's. Ani e Giulia, ciao! Ma siete sempre a un compleanno voi due? Non è potuta venire perché la mamma lavorava, peccato! Ciao Ignazio, forza Milan sempre! Sta finita? Ti sei divertita? Bambine, vi devo dire una cosa. La zia mi ha mandato un messaggio. Arriva con 50 minuti di ritardo. Il volo è in ritardo di 50 minuti, Vane. E io non so se ce la facciamo ad aspettarla, eh. Ragazzi, sono qua. E quando arriva a Novara è quasi mezzanotte, eh. Siete sicure? E se vi addormentate? Vabbè. Ci proviamo, ok? Ci dobbiamo provare per forza. Tanto domani non si va a scuola. Andiamo fuori a cena e cerchiamo di far passare il tempo in qualche modo, va bene? Doveva arrivare alle 10, arriverà intorno alle 11 meno 10 più o meno. Il tempo che escono dall'aereo e arrivano a casa, secondo me, è oltre mezzanotte. Speriamo di fare. E se no domani. Però volevo fargli la sorpresa. Vabbè, vediamo, dai. Ok?
Allora, la zia mi ha chiesto se gli prendevamo un po' di prosciutto e di salame perché le bimbe ne hanno il desiderio, quindi adesso andiamo a prendere un pochino, andiamo a prendere queste cose e un attimo al supermercato, i panini, certo. Quando arrivano avranno una fame. Avranno un po' di fame, stuzzicano qualcosina. Poi loro desiderano il prosciutto che c'è qua in Italia perché lì in Inghilterra il gran biscotto, che è il prosciutto più buono del mondo, non c'è. Hai finito di fare casino? No? Va bene, andiamo al supermercato, poi andiamo a casa e c'è papà che ci aspetta. Allora, siamo solo io e te, abbiamo lasciato Anastasia da papà. Oh, ma che freddo fa? Eh? Fa freddissimo. Comunque secondo me noi stasera non ce la facciamo. No, sì. Secondo me no. Vuoi vedere che Ani si addormenta? E se si addormenta non la sveglio. Gioco io con lei e la distraggio. Ho dei dubbi, però proveremo. Prendiamo quello che ci serve e andiamo. Ok, Vanessina, spesa fatta. Andiamo a casa a mangiare perché ho tantissima fame. E tu hai fame? Mm-hmm. Sì, anche te, perché non hai mangiato niente al Burger King. Bravo, McDonald's, quello che era. Dai, sali, andiamo. Siamo venuti a mangiare qualcosina in attesa che arrivi la zia, perché come abbiamo già detto più di una volta è in ritardo, quindi dobbiamo ammazzare il tempo, perché se stiamo a casa probabilmente ci addormentiamo, arriverà molto tardi. Cosa hai preso da mangiare? Risotto. Risotto? Yellow. Che yellow? Ok. E da bere? Ristatioin. Ristatioin. Papà, si parlare il corsivo. Allora, interroghiamo il papà che parla in corsivo. Per la prima volta. Verifica. Verifica. Bravo! Vedi che papà è evoluto, che hai all'avanguardia. Sa parlare anche il corsivo. Va bene, dove state giocando adesso? In saletta? Sì. Ci sono tanti bimbi? Sì, un po'. Come? Un po'. Un po'? Ho visto che c'è il gonfiabile che balla parecchio, eh? Stateli lontano. Sì. Ci vediamo dopo. Vai a giocare? Ok. Ciao. Allora, dove siete? Ani? Ok, bimbe? Siamo tornate a casa, papà, aspetta un secondo, papà è andato in aeroporto. C'è solo un piccolo problema, quale Vane? Perché? Perché devo fare un tampone, non aprirlo, perché no, bisogna disinfettarsi le mani. Allora ragazzi, faccio un tampone perché ho un fortissimo mal di gola e visto che appunto devono arrivare le mie nipotine e mia sorella dall'Inghilterra, voglio essere tranquilla e sicura di star bene. Quindi farò un tampone insieme a voi e pregate per me che vada tutto bene, perché altrimenti non potrò vedere nessuno ed è passato un anno dall'ultima volta in cui li ho viste. Vanessa prega, Anastasia prega e cuccioline e cuccioline pregate. Dai, pronti? No. Ok ragazzi, non so nemmeno come sia. Ani, stop, ok? Dai, non dobbiamo toccarlo in 100.000 persone, il tampone. Paura. Tu hai paura? Sì, un pochino sì. No. Tu, Ani, hai paura? Anche perché l'ultima volta che ho avuto il tampone è perché ero così, che ho avuto mal di gola, è perché ero appunto positiva tanto tempo fa, quasi un anno fa. Dai. Ok, vado. Ce la fai? Per forza. Vai. Vai, seconda. Ai. Ah, un attimo. Bene. Bene. Ma è normale, è il tampone. Ok, mamma adesso... mia ragazzi, speriamo di non essere positiva, perché con tutti gli starnuti che sto facendo tra qualche giorno lo sarete anche voi. E adesso niente, rimaniamo in attesa. Vado. Ok. Ok ragazzi, il tampone sta iniziando a agire. Ok, la T non sembra. Boh, per adesso una T non c'è, fortunatamente. Qual è la T? La T vuol dire che sei positivo, è questa qua. La T. Esatto. Madonna, ma dai, che ho soltanto un bruttissimo raffreddore con un mal di gola. Guardate, sto andando laccio. Dammelo. Beh, amore, non è che si vede subitissimo la T, nel caso, solo in casi eccezionali.
Non mi hai dato la C. Vabbè, dobbiamo... La C è giusto. Ce n'è la T? Ma neanche la C c'è? Possibile. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo sì, fra... C'è la C. Ok, ci aggiorniamo fra qualche minuto, ok? Amore, fai vedere? Fai vedere il mio test? Positiva. Non è vero. Sono super negativa. Dai, bimbe, prepariamoci che dobbiamo andare a fare il super scherzo a Isabella e Aria. Dovete stare in silenzio, mi raccomando. Comunque abbiamo ancora un po' di tempo perché prima che arrivano, atterrano e prendono le valigie passa ancora un'ora. Allora, amore, ho sentito la zia, è atterrata, solo che sta andando a recuperare le valigie, quindi possiamo aspettare ancora un pochino qua perché prima che arriva Novara passano ancora mezz'ora, 40 minuti. Tu sei stanca? Sì, non dire no. No. Vuoi andare? Sì. Volete andare? Sì. Volete cominciare ad andare? Sì. Così troviamo il nascondiglio perfetto? Sì. Ok, andiamo, dai. Ok, bimbe, siamo sotto casa dei B&B di papà. Ora, Ani, mi raccomando, eh. Ani, sei l'uomo nero. Sei tutta nera. Mi raccomando, ascoltatemi bene. Nelle scale non si fa casino. Prendiamo l'ascensore? No. Sì, io non ce la faccio, Vane. Io non so. Io non sono tanto in forma, eh. Prendo l'ascensore, dai, prendiamo l'ascensore, ok? Dai. Che bello! Andiamo? Silenzio assoluto, eh. Ok, ragazzi, ci siamo. Stiamo per entrare. No, non so nemmeno io qual è la chiave, vuoi prenderla tu? È quella piccola. Tu? Cosa ne sai tu? L'apre sempre papà. Per me è questa. No? Sì. No. Dai, raga. Speriamo almeno che loro si siano appena... siano almeno partiti. Non credo che ti guardi indietro, Vanessa. Loro sono ancora in aeroporto. Non pensare che stiano arrivando adesso. Andiamo, andiamo. Sei pronta? No. Adesso dobbiamo cercare il nascondiglio e soprattutto capire in quale appartamento farlo. Perché sono due appartamenti. E... vediamo. Adesso vediamo, vediamo. Di qua. Questo ascensore che a me non piace. Ciao! Sì, è profumatissimo. Ma non c'è qua la campana, tipo se... sì, c'è... ma stai zitta, non me lo dire neanche che si può fermare, perché... Che bello! Potrei non farcela in un ascensore bloccato. Ragazze, dovete decidere se andare in questo appartamento o in questo altro appartamento. Dove vuoi andare? In questo? Sicura? Cioè, abbiamo deciso di restare qui, quindi ci andremo a nascondere. Dove? La mamma qui, Anastasia qua sopra. Ah, ma no, ma nascondiamoci tutti e tre insieme. Ma no, ci nascondiamo tutti e tre insieme, nello stesso... Nel primo, Ani. O nell'ultimo? No, dai, nel primo, dai, su. Ci nascondiamo tutti e tre qui. Ma ci devono trovare qua. Sì che ci stiamo. Certo, mi abbasso. Quando li sappiamo che stanno per arrivare, ci nascondiamo. Bisogna spegnere tutto. Sì, ho ricevuto uno squillo dalla zia Samantha, quindi penso che stia chiamando papà per dirgli che stanno uscendo. Sì, perché... E noi, quindi diciamo che più o meno tra una mezz'oretta sono qua, ok? Mi raccomando... Mi sta chiamando un attimo. Allora, mi ha chiamato la zia per sbaglio pensando che io fossi papà, quindi stanno cercando papà. Sono usciti dall'aeroporto, tra poco troveranno papà, saliranno in macchina e tra mezz'ora più o meno sono qui. Ok? Ci siamo quasi, ragazzi, eh? Non ridete quando entrano, eh? Così. Silenzio assoluto. Non può starnutire. Non si può starnutire. Zitta, che è mezzanotte. Non camminate troppo, che sotto qua c'è gente, non siamo a casa nostra, eh.
sedute, dai. Allora, la mamma l'ha chiamato e quando l'ha chiamato subito siamo saliti in macchina. Finalmente, direi anche. Sono saliti in macchina, quindi ascoltatemi, bimbe. Adesso un quarto d'ora. Non fate casino, non fate. È luna di notte, non fate. Sì, e di là ci nascondiamo noi. Sì, amore, tra un quarto d'ora, 20 minuti, ci infiliamo nell'armadio. A parte che sentiamo l'ascensore. Dobbiamo spegnere tutte le luci, eh. Torniamo adesso. Ma va. Nati. Vabbè. Vane, ti sei nascosto. Sono per strada, eh. Adesso 10 minuti entriamo tutti, ok, Ani? O hai paura? Ma di cosa? Chi sono io? Stiamo solo facendo uno scherzo. Non devi aver paura. Zitta. No, non è una cosa. Ma cosa la spengo a fare? La luce? Ma smettila. Se non sono ancora arrivati, ragazzi, siamo in fibrillazione, non sappiamo più cosa fare, stiamo aspettando gli ultimi minuti prima di nasconderci. Dai, spegniamo. Ani non ha una bella faccia. No, dai, spegniamo. Ma paura di cosa? Guardami. Di nasconderti. Spegniamo, entriamo dentro. No, amore, sono le macchine fuori. Appena sentiamo l'ascensore ci nascondiamo. Ma cosa devo stare? Zitta. Ho sentito una portiera. No, dai, dai, io. No. Shh. Quando sento l'ascensore. Che palle, non lo sentirei mai. Ma... Così hai sentito? No. Tipo di canale delle chiavi. Smettila. Ma smettila. C'è. Chiama. Anastasia, perché hai paura? Stiamo facendo uno scherzo. Chiama. Guardate Anastasia in ansia. Ma perché? Andiamo a casa. E allora? Dai, allora spegni. Ragazzi, forse ci siamo. Chiudi, 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 chiudi. Niente, lascia, stai ferma che io sbatto la testa. Tutto ok? Cosa c'è? Spegni, spegni, spegni. Si vede, no. Si vede. Fa niente, si no. Vede. Cosa spengo? Se spengo, si cosa riprendo? Ma non riprendere. Ma come non riprendere? Sì. Se comunque, vede. Secondo me non sono arrivati. Siamo solo noi, adesso siamo... E io non è che sono comodissima dentro un armadio, eh? Tu sì? Tu sei comoda? Però quando arrivano devi spegnere, perché sennò si vede. E lo staccio. Ma senti, bello. Ma scusa. Loro ci devono trovare. Vanessa, ma se io spengo non riprendo il momento più bello. Fa niente, uguale. Ma fa niente lo dici tu. Scusate, eh. No, non vedo niente al buio. Cos'era? Mi fai troppo ridere. Sì, io ho... Cosa? Tu spegni la luce. Mi fa male agli occhi, mamma. Ti fa male agli occhi? Silenzio. Shh. Forse sì. Zitta. Dai, Ani, non muoverti. Forse ci siamo. Dai, spegni. Silenzio. Ragazzi... C'è lo stomaco di Vanessa che fa dei rumori stranissimi e noi siamo al buio perché ogni tanto... Però senti, perché ma... Sentite? Ti sei mangiata Gasper? Secondo... Ma non è la pancia, è la gola? Boh. Senti, tu... aspetta. Vanessa, Vanessa si sta trasformando. Apro. Si sta... Zitta. Amore. Ancora. Allora, forse sono arrivati. Ma non ho riesco.
riesco a capire. Ho una goccia addosso. Perché Vanessa continua a fare versi strani? Sentite, sono entrati. Niente, non ci hanno cagato di striscio. Abbiamo fatto un casino bestiale. Loro sono entrati in camera e nonostante tutto se ne sono andati. Ragazzi, andiamo noi all'attacco, dai. Sì, sì, Vanessa. Adesso li spuntiamo all'improvviso da dietro, dai. Siamo tornate a casa, Ani stai già quasi dormendo, scherzo riuscito, Isabella si è spaventata tantissimo, mamma mia che ridere, Arietta non l'abbiamo vista perché stava già dormendo, il tempo di entrare in camera si è addormentata, poverina, perché è molto tardi. Sull'aereo sono andate a dormire. È molto tardi, amore, sono quasi le 2 di notte, ragazzi andiamo a dormire e poi ci vediamo in questi giorni sempre con Isabella e Ari, ok? Domani ci vediamo. Certo. Però facciamo una gran bella dormita perché io sono stanchissima. Buonanotte. Buonanotte, ciao.